Questa è la storia di due giornalisti che amavano il loro mestiere, che sapevano farlo bene e che nel fare questo sono morti. Questi non ci pensano proprio ad essere eroi, ma quando succede, quando incontrano qualcosa che deve essere fatto, che deve essere raccontato, non riescono a tirarsi indietro. La nostra storia inizia una domenica di marzo del 1994. Sono in Somalia perché ci sono molte cose da raccontare, perché quelli sono giorni particolari per la Somalia. Miran e Ilaria sono morti. Sono dentro quella macchina inchiodata in mezzo alla strada, a Mogadiscio Nord. Poi abbiamo visto che erano stati uccisi con un colpo alla testa, tutte e due, quindi abbiamo capito che non era uno sbaglio, non era uno scontro a fuoco, non era una pallottola che li aveva colpiti per caso, era stata un'esecuzione. Sono stati seguiti da una macchina con sei uomini armati, li ha bloccati, li hanno freddati. Miran è davanti, inchiodato al suo posto, con la testa reclinata sul sedile. Ilaria è dietro, stesa sul fianco sinistro, e ha una mano sulla testa, quasi volesse proteggersi. L'ambasciata italiana, o meglio quello che ne resta, è una cinquantina di metri da lì e si sentono gli spari. Dal filmato dell'ABC si vede anche, con estrema chiarezza, che ci fu un'omissione di soccorso da parte di tutte le autorità italiane e internazionali che erano presenti ancora numerose in quel momento in Somalia e a Mogadiscio. Cioè non c'è nessun militare, nessun carabiniere, nessuna autorità, neanche dell'intelligence, che si reca sul luogo dell'agguato. Nonostante che si sappia con estrema chiarezza e certezza che a circa 50 metri era presente una pattuglia dell'intelligence dell'UNOSOM comandata da un italiano, il colonnello Fulvio Vezzalini. C'è qualcosa che non torna. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono due giornalisti italiani. Sono stati uccisi in un paese straniero in guerra e sono stati uccisi in quel modo. Dovrebbe esserci subito un'inchiesta, soprattutto laggiù, a Mogadiscio. A Mogadiscio è presente anche una pattuglia di carabinieri a seguito dell'ambasciatore che ha anche compiti di indagine. Eppure nessuna indagine viene compiuta. Non vengono sequestrate le armi della scorta e dell'autista di Ilaria Alpi, che pure era armato ed aveva una pistola e anche a sua detta sparò ben tre colpi. Non viene fatto nessun rilievo, nessun disegno sulla macchina, non vengono prelevate impronte di nessun tipo. A Luxor cominciano i problemi, perché i bagagli sono confusi e i sigilli a volte non ci sono, oppure a volte sono rotti. A Luxor bagagli e passeggeri passano assieme a Miran e Ilaria su un volo militare diretto in Italia. Però alla fine i conti non tornano. Perché i taccuini di Ilaria non sono più 5, ma 3. E le cassette di Miran sono soltanto 6. Dalla busta sigillata, che è stata aperta, manca il rapporto dei medici americani, il certificato di morte di Ilaria e le fotografie dei corpi scattate sulla nave Garibaldi. Testimonianze contrastanti, come spesso succede con i testimoni, ma che qui sembrano esserlo particolarmente. Anche perché succedono alcune cose ad alcuni testimoni, cose strane. Muoiono o scompaiono. Però quando muore un giornalista, e quando muore così, ammazzato, come Miran e Ilaria, o come Mauro De Mauro o Mario Francese in Sicilia, oppure come Giancarlo Siani a Torre Annunziata, la domanda è sempre una. Cosa stava facendo? Di che cosa si stava occupando? Si sta occupando di tre cose fondamentalmente. Di una se ne occupa da quando è iniziato ad andare in Somalia, quindi fine 92, che è il problema della mala cooperazione degli sperperi. Dal 1985, nell'ambito dei progetti di cooperazione, parecchi miliardi di lire vengono investiti in Somalia. Le intenzioni sono tra le migliori. In Africa, in quegli anni, c'è una pesante carestia e il FAI, il Fondo Aiuti Italiani, che nasce proprio allora, finanzia e continua a finanziare operazioni utili e importanti. Ma per la Somalia, a volte, le cose vanno diversamente. Soldi che si perdono, progetti che costano troppo e che non funzionano, come strade nel deserto e flotte di pescherecci che passano poi ai privati. E c'è anche il sospetto che i soldi servano ad altro, a finanziare traffici di armi
o sostenere un regime come quello di Siad Barre, che di lì a poco cadrà. Ma non è soltanto per questo che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono in Somalia. Sono lì per documentare la partenza dei soldati italiani e anche per un'altra cosa. Miran e Ilaria restano a Bosaso per 6 giorni. Il porto di Bosaso è il centro più importante delle regioni nord-orientali della Somalia. Un'intervista ad Abdullahi Musa Bogor, il sultano che controlla Bosaso. È strana quell'intervista, perché nelle 6 cassette che arrivano in Italia, Miran ha girato soltanto una 20ina di minuti di intervista e intervallati da numerosi tagli. Anche il sultano Musa Bogor ricorda un'intervista diversa e lo conferma al sostituto procuratore Pititto e alla commissione parlamentare d'inchiesta. Primo, dice, la nostra conversazione è durata 2 ore e mezzo, 3 ore. Io non ho mai chiesto di interrompere la registrazione, quindi o il sultano mente in commissione oppure le cassette sono state manipolate in maniera pesantissima a questo punto. Ilaria fa al sultano domande precise sul traffico d'armi e di rifiuti tossici. In particolare chiede informazioni su una flotta di navi da pesca donata dall'Italia alla Somalia nell'ambito dei progetti della cooperazione. Scifco si chiama la società che la gestisce. L'ipotesi, infatti, è che assieme ad altri imprenditori, uomini dei servizi segreti e autorità somale, rifiuti tossici e radioattivi siano stati interrati in alcune zone della Somalia, sotto strade e banchine del porto in costruzione. Trovano alcune cose, testimonianze soprattutto. Pescatori che sott'acqua trovano fusti scaricati in fondo al mare e poi si ammalano. Infermieri e medici, e ce n'è anche uno italiano, che parlano di aumento di tumori e di malformazioni tra i neonati. Autisti che dicono di aver scaricato dei fusti nelle cave lungo la strada in costruzione. È il 1995. La procura di Reggio Calabria sta indagando su un possibile traffico di rifiuti tossici e radioattivi sulla base di alcuni naufragi di navi che ritiene provocati apposta. Navi a perdere, le hanno chiamate. È un grosso affare che coinvolge stati, servizi segreti e naturalmente criminalità organizzata. Un gruppo di investigatori a perquisire la villa di un ingegnere coinvolto nelle indagini, l'ingegner Giorgio Comerio, sospettato di inviare illegalmente rifiuti tossici nei paesi del cosiddetto terzo mondo, tra cui la Somalia. Non tutta la Somalia, una zona precisa, quella di Bosaso. Dentro una cartellina con sopra scritto Somalia, gli investigatori trovano il certificato di morte di Ilaria Alpi. Il sostituto procuratore Francesco Neri fa sequestrare tutto, anche il certificato, che poi però scompare di nuovo. A confermare il coinvolgimento nello smaltimento illecito dei rifiuti della criminalità organizzata e dell'andrangheta calabrese in particolare, ci sono le recenti dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Francesco Fonti, dell'Andrina di San Luca. Nel 92 che io ho fatto una spedizione in Somalia, una nave del Scifico, dei pescherecci che il governo Crax aveva regalato alla Somalia. Questa nave, c'erano questi filoni, c'erano anche delle carte di armi, e questa spedizione è arrivata in Somalia. Poi lì mi sono avvalso di personaggi tipo marocchino per lo scarico, sono scaricati questi punti. Ma attenzione, sono ancora tutte da verificare e devono ancora trovare conferma. Per cosa sono morti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin? Perché avevano scoperto troppo su un traffico di armi e rifiuti tra l'Italia e la Somalia? La commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Carlo Taormina non è della stessa idea. Secondo la relazione di maggioranza, che dopo 2 anni, nel febbraio del 2006, conclude i suoi lavori, non è per quello che sono stati uccisi Ilaria e Miran. La Somalia è un grande mercato di armi. Non c'era niente da scoprire sul mercato di armi, perché le armi si vendono e si comprano alla luce del sole. Nessun collegamento è stato rinvenuto tra armi e rifiuti tossici. Un proiettile vagante, sparato senza l'intenzione di uccidere, che prima avrebbe colpito Miran alla testa, poi avrebbe forato il sedile, staccando un pezzo di metallo, e poi avrebbe colpito anche Ilaria. Un tentativo di sequestro andato male. Contro le conclusioni del presidente Taormina c'è anche la famiglia Alpi. Per il giudice Celsosimo appare più probabile e ragionevole che Ilaria e Miran siano stati uccisi per impedire che le notizie raccolte in ordine ai traffici di armi e di rifiuti tra Italia e la Somalia venissero poste a conoscenza dell'opinione pubblica italiana. Come li vogliamo chiamare, eroi, eroi involontari, gente comune o anche semplicemente Ilaria e Miran, è lo stesso. L'importante è che a quelli che muoiono come Ilaria e Miran, che muoiono così, non accada quello che di solito succede agli eroi, che vengono santificati, celebrati e poi piano piano dimenticati, senza giustizia e senza verità.